7 agosto. Poi gli israeliti partirono dal monte Hor. Andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio, il popolo si perse d'animo. Numeri 21:4. Lo scoraggiamento. Vi è forse qualcuno che non si sia mai scoraggiato? Si può essere stanchi del cammino, si può essere abbattuti. La causa di ciò sta soprattutto nella mancanza di fede. Ciò avviene quando perdiamo di vista colui che è invisibile. Facciamo presto a venir meno nell'animo e dire: che fare? Se ti perdi d'animo nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Allora potremmo giudicare il peccato di aver mancato di fede e di fiducia, di essere lasciati abbattere dalle circostanze e dall'opposizione. Abbandonaci nelle braccia eterne del Signore e riceveremo la grazia di una fede fortificata. Colui che è passato per tali esperienze può allora rinfrancare le mani e le ginocchia vacillanti, come faceva l'Apostolo Paolo quando prigioniero, stanco e affaticato del cammino, si avvicina a Roma e ai fratelli che avevano tanto desiderato vedere. I fratelli ci vennero incontro e Paolo, quando li ebbe veduti, rese grazie a Dio e prese d'animo. Confidi in Cristo e sarai rinnovato nell'animo tuo.